un lupo d'acqua. Soltanto alle 17 di domenica del giorno successivo è andato lui stesso dai carabinieri a presentare una denuncia. Aveva raccontato che Giulia si era allontanata probabilmente con un passaporto e con 500 euro. Bugie, incongruenze probabilmente proprio per depistare le indagini. Quali sono le prove a carico degli inquirenti che poi hanno portato Alessandro a confessare? Innanzitutto le incongruenze nel suo racconto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza che appunto avrebbero immortalato diversi passaggi, tra cui appunto quello di Giulia che rientrava a casa alle 19, e poi soprattutto tantissime tracce ematiche che sono state ritrovate all'interno dell'auto del ragazzo, una T-Roc bianca, ma soprattutto all'interno della loro abitazione, sulle scale e poi all'interno del garage. Ieri fino a tarda notte, fino a mezzanotte, appunto gli inquirenti erano lì con il luminol. Noi abbiamo seguito insomma tutti i momenti di questa lunga indagine, che tra l'altro non è ancora conclusa, e vedevamo appunto che gli inquirenti, proprio con lo stesso Alessandro, cercavano di capire che cosa era successo e appunto gli mostravano diversi punti dove probabilmente il ragazzo aveva cancellato queste tracce, ma non immaginava che con il luminol tutte queste tracce sarebbero venute fuori. Infatti poi gli inquirenti sono detto che la casa appunto era piena di tracce ematiche della ragazza, quindi il litigio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione, come poi ha confessato lui stesso. Noi Eleonora abbiamo le immagini di Alessandro che viene accompagnato dai carabinieri e rientra nella sua abitazione, che vi possiamo mostrare, e poi naturalmente abbiamo anche le immagini di lui che esce tra una valanga di insulti delle persone che erano lì. Chiedo agli autori, perché sennò mandiamo il papà e il fratello che depongono i fiori. Intanto mandiamo questo servizio e poi dopo mandiamo anche le immagini di cui tu stai parlando, Giovanni. Mandiamo subito? Ok, allora mandiamo. Sono pronte. Sconvolgente, veramente è stata una lunga notte anche noi in redazione da stamattina presto a commentare quanto accaduto, che è davvero dell'incredibile, anche perché le testimonianze poi che ci sono su questo ragazzo sono testimonianze di un ragazzo assolutamente tranquillo, anzi un'eccellenza nel suo lavoro. Vero Roberto, mi dicevi questo stamattina? Alessi? Ok. Mi senti? Ora sì, ti sento, era andato via l'audio. No, ti dicevo che questo ragazzo, per come lo descrivono tutti quelli che lavorano con lui, era un'eccellenza nel suo lavoro, che prendeva premi, che cioè non aveva mai dimostrato nessun tipo di segno di violenza. Ora, che qui io abito proprio di fianco a dove ha lavorato sempre Alessandro. Sì, per quello te l'ho chiesto, e lo so. L'hai detto stamattina. E tutti me lo hanno descritto come una ragazza
ragazzo dolcissimo, un barman molto molto professionale, al punto che i dirigenti della sua azienda, quando avevano un incontro con persone anche internazionali per incontri di lavoro eccetera, lo volevano per la sua professionalità. Parla benissimo l'inglese, molto fluente. Ed è inutilmente che si è rovinato molto ben pagato, mi hanno detto, perché a un certo punto sai, ti fai delle domande anche da un punto di vista economico. Invece un'ottima posizione lavorativa, perché è stato uno dei primi assunti da questo. Era uno di quei ragazzi che si possono definire ragazzi perfetti, no? Ecco, guardate invece che cosa è successo. Ieri, poi all'uscita dalla casa, è stato insultato. Mando anche questa immagine, Giovanna, poi ritorno subito da te. Del suo corpo, tra l'altro il sindaco di Senago ha anche proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta, proprio perché sono stati dei giorni interminabili in cui tutti hanno cercato Giulia, anche attraverso un tantan sui social, hanno sperato di ritrovarla viva. Sì, ieri è stata una giornata piena di colpi di scena, quel momento che avete visto probabilmente ha poi portato Alessandro a decidere di confessare, perché si è capito che appunto le prove contro di lui erano tante, tantissime. Infatti poi lui in quel momento era indagato, ma non era stato ancora fermato, doveva essere condotto presso l'abitazione probabilmente della madre, però lungo il tragitto ha chiesto di parlare con il suo avvocato e di essere portato in caserma. Gli è iniziato un interrogatorio lunghissimo che dall'una di notte poi è finito questa mattina alle 8:30, un interrogatorio fiume. Lui ha raccontato tutto quello che aveva fatto e anche insomma della doppia vita che comunque stava vivendo da diversi mesi. Aveva una relazione con Giulia che era in attesa di un bambino, il settimo mese di gravidanza, vivevano insieme, erano fidanzati da 2 anni, vivevano insieme in quella casa che lui stesso ha affittato da circa 1 anno e mezzo. Contemporaneamente aveva una relazione con una collega, una barman statunitense questa è un'indiscrezione, probabilmente anche lei aveva scoperto di essere in dolce attesa, però aveva deciso di interrompere la gravidanza. Ieri noi cronisti avevamo capito che qualcosa stava succedendo, perché come avevamo detto ieri mattina erano in corso le ricerche. Queste ricerche a un certo punto sono state bloccate, noi eravamo pronti in un parco proprio poco distante dall'abitazione, vicino al canale Villoresi, con le unità cinofile. A un certo punto questi mezzi sono stati richiamati per essere per ritornare all'interno della caserma. Lì abbiamo scoperto che c'erano i genitori di Giulia, che erano stati convocati, sono stati a lungo sentiti dai carabinieri. Altro colpo di scena, ci hanno detto che i genitori di Giulia non sapevano che stavano indagando Alessandro per omicidio, non sapevano di questa eventualità, di questa ipotesi, e l'hanno scoperto dalla stampa. Proprio in quei minuti loro stavano facendo degli appelli proprio affinché Giulia potesse essere ricercata. A quel punto che cosa è successo? La scientifica insieme allo stesso Alessandro si è trasferita proprio nell'abitazione di Via Novella, al primo piano, dove tutto il giorno, per tutta la mattina di ieri, ma anche da il ragazzo si era barricato in casa, non aveva voluto rilasciare dichiarazioni a nessuno né lanciare appelli. La cosa che ci ha resi anche molto perplessi è che noi abbiamo parlato con tutti i condomini di quello stabile, veramente tutti, e nessuno nella notte di sabato ha sentito nulla. Nessuno ha visto nulla. Com'è possibile questo? È veramente difficile da credere, perché appunto poi lo stesso Alessandro
invece ha contestato che l'omicidio sarebbe avvenuto proprio tra quelle mura, avrebbe ucciso Giulia con due coltellate proprio nella notte tra sabato e domenica, e poi avrebbe tentato anche di bruciare il cadavere, avrebbe fatto tutto da solo, poi avrebbe caricato questo corpo avvolgendolo in dei sacchi di plastica per poi portarlo proprio qui, poco distante dalla sua abitazione. Grazie, ci sono dei familiari lì adesso, Giovanna. Stavano facendo dei rilievi che richiedevano... In questo momento no, però c'è un continuo via vai. No, in questo momento non ci sono familiari, ma c'è un continuo via vai di persone che portano dei fiori, lo vedete, delle rose, dei peluche, proprio in ricordo di Giulia. Giulia che qui a Senago era poco conosciuta. Vediamo il papà e il fratello che hanno portato i fiori ieri. Allora, avvocato Ingroia, io diciamo la cosa incredibile di tutta questa faccenda, noi da ieri mattina, no, che ci occupiamo di questo caso, è che lui sia rimasto chiuso dentro il suo appartamento tutto il giorno fino a che poi non hanno trovato il cadavere, il corpo, pensando. Consideriamo che è passato sotto le telecamere, che la casa è sporca di sangue, che hanno trovato tracce biologiche ovunque, per cui no, che cosa è che spinge una persona comunque a non confessare, ma no, nell'attesa di essere preso, di essere arrestato? Guardate l'attenzione poi che c'è. Mamma mia, su un caso come questo dove tutti fino all'ultimo ieri abbiamo aspettato, atteso veramente che Giulia potesse essere viva, che potesse tornare sana e salva. Di fronte a un fatto così terribile e tremendo, e con le prospettive di una lunghissima carcerazione nel momento in cui dovesse essere condannato, è chiaro che lui ha cercato in tutti i modi di assicurarsi l'impunità. Abbiamo detto che ha anche cercato di bruciare il cadavere, è stato evidentemente, voglio tirare la conclusione, poi ci sarà la magistratura che dirà, è stato comunque evidentemente un terribile, tremendo delitto d'impeto, e quindi lui non era organizzato, ha lasciato tantissime tracce, quindi all'inizio magari sperava di farla franca, poi si è reso conto che le cose, aveva lasciato troppe tracce in giro, gli inquirenti l'hanno messo alle strette. A me è capitato, quando facevo altro mestiere, non di avvocato ma di magistrato, di cose simili, quando hai a che fare non con assassini incalliti, non con killer professionisti, alla fine li metti di fronte all'evidenza e crollano. Sì. Scelta inevitabile. Ti è capitato questo di me di... Sì, sì, anche di condurre io l'interrogatorio e raccogliere la confessione, sempre in vicende appunto così terribili, passionali, di delitti d'impeto. Di delitti d'impeto, questo è comunque da capire, no? Perché certo. Bisogna prendere adesso fosse... le dinamiche che sono accadute, sicuramente, insomma, se non con questa doppia vita... nessuno poteva immaginare, no? Un professionista modello, però poi nella vita privata spesso si rivelano ben altri volti. Ben altri scenari. Allora, non so se Giovanna me lo conferma, adesso è appena arrivata una agenzia, lui avrebbe... detto questo, dunque, dopo aver ucciso Giulia Tramontana, adesso levo l'agenzia, nella loro casa di Senago tra le 19 e le 20 di sabato sera, il compagno Alessandro Impegnatello ha cercato di contattare anche la sua amante.
La collega americana con cui la 29enne incinta di 7 mesi si era incontrata nel pomeriggio. Se n'è andata, adesso sono libero, avrebbe detto all'amante, giurando che il figlio che Giulia portava in grembo non fosse suo. La collega però, spaventata, ha preferito non incontrare il ragazzo, proponendogli solo un confronto a distanza da due finestre. Ma la cosa che mi viene da dire è che ci sono queste personalità che stanno nella perfezione fuori e posso poi, dire che abbia detto una cosa e poi è aberrante, però io adesso non voglio fare diagnosi perché poi ci sarà chi le farà, però è tipico di personalità molto disturbate che si contengono nella perfezione esterna, per cui lui si è fatto la sua narrazione: il figlio non è mio, lei mi ha tradito, ha completamente stravolto la sua narrazione, per cui si è anche tra virgolette giustificato. Però noi dobbiamo essere attenti. Io ho apprezzato quello che ha detto il collega Ingrovia, delitto d'impeto, ma stavo dicendo prima, no, telecamere chiuse, no. Stiamo attenti nella ricostruzione, perché io invece ritengo che ci sia proprio un concetto, volevo dire proprio questo, se mi fate concludere il concetto era proprio questo, e questa frase tradisce quello che pensavo sin dall'inizio, che non sia assolutamente un delitto d'impeto, ma c'è un ragionamento alla base che è spinto dal voler elidere una situazione di pesantezza che lui non poteva più gestire, scoperto rispetto a certe dinamiche. Chiarito questo, non voglio chiudere con un concetto qui. Chiarito questo, siamo anche attenti con quelle che sono le vicende sotto il profilo dell'approccio psicologico, alterazioni o meno, perché creiamo delle autostrade nelle quali ci si ingerisce. Questo è un fatto gravissimo, aggravato, per il quale, che il collega Ingroia ce lo può dire, è prevista la pena dell'ergastolo. È evidente che con la sua confessione, lo sappiamo bene, avrà, diciamo, eliso quella possibilità più gravosa. Siamo in attesa che la magistratura faccia, diciamo, tutti quanti gli accertamenti, però evidenziamo che, a mio sommesso avviso, poi la ricostruzione può essere anche sconfessata, c'è ben altro. Allora, Ingroia vuole rispondere a questo, poi ascoltiamo il testimone. Giovanna ci deve fare aggiornamenti, prego. Queste dichiarazioni, poi se stanno le agenzie di stampa, è illuminante, però rispetto a come diceva prima, che ci possa essere una sorta di malinteso, tentativo di autogiustificazione, giustificazione al terzo, ma aver lasciato le tracce ematiche così non è da delitto premeditato. Comunque non entriamo nel dettaglio, ci saranno i magistrati a dover valutare. Allora sentiamo un testimone. Giovanna, hai qualche aggiornamento? Poi vediamo un attimo anche con la telecamera. Sì. Guardate la quantità di televisione di stampa che si stanno occupando di questa storia, dove tutti quanti noi siamo rimasti con il fiato sospeso, veramente sperando che potessero trovare questa ragazza viva, che lui non avesse fatto nulla, che non fosse successo niente. Invece questa notte la tragica notizia. Giovanna, poi con la tua regia ci aiuterai a mostrare quello che ti succede intorno. Dimmi. Volevo dirvi allora una notizia che è arrivata adesso: Alessandro ha dato fuoco a Giulia due volte con alcol e benzina. Questa è una notizia che è arrivata proprio in questo istante. Le sue parole: se n'è andata, adesso sono libero, quelle che avrebbe detto all'amante subito dopo l'omicidio, cercandola, volendola appunto incontrare, come hai detto tu poco fa. Invece la ragazza, spaventata, ha preferito non incontrarlo. Noi abbiamo chiesto agli inquirenti se questa donna potesse essere coinvolta in questo omicidio, ci hanno detto categoricamente che lei non c'entra nulla, però lui potrebbe essere stato aiutato da qualcuno a compiere quello che ha fatto, perché appunto è veramente, ha provato a dare fuoco al corpo due volte, poi l'ha caricata in auto, a volte in sacchi di plastica, trascinandola appunto dal primo piano della sua abitazione fino al garage, sappiamo che non c'è un ascensore diretto, e poi portandola qui in questa intercapedine, Leonora, buttandola come si butta un sacco dell'immondizia, proprio in questo punto, nascosto anche dalla vegetazione molto, molto stretto, si è appunto avvicinato proprio in questo punto e l'avrebbe buttata proprio qui dietro. Sì, ma è questo in questa, appunto, che in questa fa, parte che fa orrore, dove poi nessuno, oltre tutto quello che è successo, considerando anche il fatto che questa ragazza fosse in stato di gravidanza. Ascoltiamo una testimonianza, mandiamola in onda un attimo, poi gli ospiti. Stanno arrivando altre notizie. Regia. Ok, e quindi non mi sono accorto di niente, cioè
diciamo che il garage qui risulta pulito, cioè senza strappare, perché io non so più che sono.